Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Antonella ed oggi insieme a voi voglio preparare delle buonissime graffe. Venite con me, su. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepareremo le ciambelle con lo zucchero o graffe. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 1 kg di farina 00, 2 uova, 50 g di burro, 50 g di sale e 50 g di lievito. Chiedo scusa, 50 g di zucchero e 20 g di sale. 500 g di acqua o latte, oppure potete fare metà e metà. Per prima cosa sciogliamo all'interno della nostra caraffa il lievito e lo zucchero. Dopo aver fatto amalgamare lo zucchero e il lievito insieme alla parte liquida, lo andiamo ad inserire a fontanella e iniziamo a impastare. Ora incorporiamo le uova e il sale. E iniziamo ad amalgamare anche il nostro burro. Continuate a impastare energicamente fino a quando il nostro impasto sarà liscio e soffice. Per facilitarvi il lavoro, dividetevi l'impasto in due panetti, così lo potete lavorare meglio e con più facilità. Il nostro impasto è pronto, lo lasciamo riposare mezz'ora. La nostra pasta ha riposato mezz'oretta, ora ci ricaveremo dei filoncini e daremo forma alle nostre ciambelline, che poi faremo riposare ancora per un'ora.
Non le fate molto spesse perché poi raddoppieranno di volume. Continuate così fino a quando il nostro impasto non sarà terminato. Io ripongo la nostra ciambellina nella teglia. Ecco qui. Ora facciamo riposare per un'oretta le nostre ciambelline o le nostre graffe. Chiamatele come più vi piace. Da 1 chilo di farina a me ne sono uscite 30, ma dipende sempre dalla grandezza che vorrete dare. Aspettiamo che finisca la lievitazione, dopodiché le andremo a friggere. Il nostro olio è pronto, iniziamo a friggere. Metto della carta assorbente sulla mia teglia. Ricordate di girare più volte le nostre ciambelline. Ancora qualche secondo e andremo a togliere le nostre ciambelline. Spero tanto questa ricetta vi piaccia e soprattutto mi auguro che sia buona, che la riuscita sia perfetta. Io ce la metto tutta. Eccole qua, aspetto che si raffreddano appena appena, dopodiché, anzi che si asciugano, dopodiché le vado a immergere nello zucchero. In una vaschetta mettete dello zucchero e bagnate da tutti i lati le nostre ciambelline. Le nostre graffe sono pronte per essere assaggiate. Spero questa ricetta vi piaccia davvero. Ecco la nostra graffa. E voilà, guardate come si presenta all'interno. Io le ho fatte con lo zucchero, ma voi le potete farcire con crema pasticcera o Nutella.
Buonissima.